Sono per Pixanax e oggi parleremo di un altro documentario. Un documentario davvero, ma davvero assurdo, che inizia quasi come uno scherzo e poi si trasforma in qualcosa di molto inquietante. Sto parlando di Tickled, l'impero del solletico. Io l'avevo visto qualche tempo fa su Netflix, non so se è ancora disponibile. Nel caso, se avete dei documentari su Netflix da suggerirmi, fatelo pure e scrivetemi un commento qui sotto. Questo documentario è parecchio, ma parecchio strano. Prima di iniziare, se vi piace il mio canale, se voleste supportarmi, perché parlo di argomenti un po' diversi dal solito e del resto dei canali dedicati al cinema di YouTube, potete sostenere il mio canale mettendo un like, iscrivendovi al mio canale, condividendo il video oppure lasciando un commento qua sotto, suggerendo magari un documentario che vi è piaciuto o cose del genere. Non so se avete visto questo documentario su Netflix, però se l'avete visto sapete già come inizia e come andrà a finire. È un documentario che inizia quasi un po' per caso, è la ricerca di un giornalista che si occupa molto spesso di cose bizzarre per un giornale neozelandese e scopre così le gare di solletico. Queste gare di solletico sono un po' strane, ci sono dei ragazzi seminudi che vengono legati e subiscono questo solletico da parte di altri ragazzi. La cosa, che sembra abbastanza bizzarra senza nessun secondo fine, diventa sempre più inquietante quando questo giornalista scoprirà che tutti questi siti collegati a queste gare di solletico fanno capo ad un'unica persona, una donna. Il giornalista, sempre più incuriosito, decide così di chiederle un'intervista e lì inizieranno le cose inquietanti. Questa donna gli risponde insultandolo, minacciandolo di accuse legali, soprattutto riempiendolo di insulti omofobi. E nonostante queste gare di solletico sembrino un po' dai risvolti gay, la proprietaria di questi siti è arrabbiatissima e non vuole assolutamente che queste cose siano avvicinate a delle cose gay, perché secondo lei sono disdicevoli tutte queste cose. Addirittura manda degli avvocati lì in Nuova Zelanda per minacciare praticamente questo regista di non continuare nel pezzo il documentario, altrimenti ci saranno delle ripercussioni. E i toni sembrano quelli della criminalità organizzata, però il regista qualcosa non torna e si mette un pochino a cercare e scopre così un ragazzo che ha partecipato proprio a una di queste gare. Man mano scoprirà qualcosa di sempre più inquietante. Parla con questo ragazzo che ha girato uno di questi video. In una tutina da bodybuilder si è fatto fare il solletico. Inizialmente lui non aveva visto nulla di troppo strano, bizzarro, insomma, nulla di troppo inquietante su questo video. Lo pagavano bene, era strano, sì, però insomma è solamente solletico. Così ha deciso di farlo. Ciononostante, però, dopo poco tempo troverà quel video su YouTube. Così contatta, insomma, la tizia, la stessa tizia inquietante, e chiede di far rimuovere quel video. La risposta sarà no. Così il tizio segnala a YouTube e il video viene rimosso. Da lì inizierà l'inferno. Questa donna inizia a minacciare questo ragazzo e inizia a comprare tutti dei domini di siti internet a nome di questo ragazzo, in cui pubblica l'indirizzo di casa di questo ragazzo, il nome, il cognome e anche il cellulare. Inizia a contattare la sua scuola, inizia a contattare la sua squadra per cui gioca e inizia a dire in giro che sia gay e feticista. Il ragazzo viene così cacciato dalla squadra. E fino a qui non è ancora la cosa più assurda di tutto il documentario, fatto veramente di tantissime minacce pericolose. Scopriranno che questa donna ha questo atteggiamento con tutti quelli che si ribellano, diciamo, a questo impero del solletico, ma anzi scopriranno che dietro quel nome di una donna non c'è una donna, ma c'è un uomo che ha avuto un'eredità pazzesca e da decenni usa questi soldi per realizzare la sua fantasia, il solletico. I video del solletico sono un po' presi sotto gamba, nonostante non sia nessun atto sessuale esplicito di nessun tipo, in realtà sono parte del feticcio, sessualità dei video per adulti, insomma. Nonostante non ci siano degli atti espliciti, hanno a che fare con l'erotismo, con il feticismo. E per scoprire di più su questo mondo incontreranno un produttore che fa video di questo tipo tra soggetti però consensuali. Delle persone che sanno dove andranno questi video, sono d'accordo e tutte queste cose. Quest'uomo gli spiegherà che tutta la questione del solletico fa parte proprio del sadomasochismo, del BDSM e di come ci siano due ruoli ben diversi, di master e slave. E tutta l'eccitazione di questi video si basa proprio sull'essere immobilizzati e dover subire del solletico, sempre con del consenso dietro, insomma dei giochi di ruolo. Il documentario è davvero, ma davvero particolare. Se non l'avete visto, io vi consiglio di vederlo, perché vi farà vedere come, diciamo, il consenso e le molestie possano essere sotto diversi aspetti e come determinati pregiudizi possano davvero rovinare delle vite, soprattutto se utilizzati contro altre persone. La storia è davvero davvero assurda. Più che un documentario sembra quasi un film scritto, perché la storia, la realtà che c'è dietro questi fatti è davvero impensabile. Questo documentario è uscito nel 2016 e alla sua uscita D'Amato ha fatto causa ai due registi per 40 milioni di dollari. A marzo del 2017 l'uomo è morto, quindi ipotizzo che della causa non si sia fatto niente.
niente. Questo documentario è davvero ma davvero assurdo e inquietante su diversi aspetti, quindi vi consiglio di guardarlo perché parla di tutto un argomento, di tutto un angolo che non mi sarei mai aspettata. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, se l'avete visto, se vi è incuriosito, perché è davvero bizzarro. Se avete altri documentari su Netflix soprattutto da suggerirmi, fatelo pure qui sotto, mi interesserebbe un sacco guardarli. Ma ditemi, voi avete visto questo documentario? Sì o no? Fatemi sapere. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!